Sia la disabilità sia il disagio diventano delle risorse. I ragazzi hanno sperimentato subito una positività, la loro autostima è migliorata, le loro capacità relazionali sono migliorate, hanno imparato a rapportarsi con gli altri con delle modalità diverse da quelle che possedevano prima. Qui imparano a diventare cuochi piuttosto che camerieri, aiutanti metro, insomma aiutanti cuoco, e loro fanno un percorso diciamo formativo, e il mio ruolo è proprio quello di job coaching, quindi aiutare insomma i ragazzi in questa attività. Qua più o meno sto costruendo metà del mio futuro, perché più là penso di continuare l'attività di mio padre, più che altro no, una mia. Con gli altri miei fratelli che sono cuoco, baristi, camerieri, perché purtroppo siamo 6 figli, quindi siamo abbastanza. Qui mi sento come a casa, infatti ho creato buoni rapporti con diverse persone, e di questo ne sono contento, perché è una mano in più sia per me stesso che poi successivamente io, per aiutare qualcun altro che verrà dopo di me. Un valore aggiunto per il nostro comune. A parte che questo è il primo locale ristorante sociale nel territorio dell'Alto Tirreno Cosentino, ma penso proprio di tutta la regione Calabria. Qui noi possiamo, ecco, attingere per formare, per inserire, per includere persone disagiate, persone svantaggiate. Si mangia bene, anche io che sono vegetariana vedo che hanno portato un bel piatto stasera, quindi sono felicissima così. Non è solo stasera che mangio qui, ho mangiato altre volte, molte altre volte. E devo dire che ho trovato tutto buono, squisito. Li conosciamo bene i ragazzi, li abbiamo seguiti, gli siamo vicini e si è visto anche il modo come servono, come portano i piatti, le pietanze, insomma. Sono delle persone che hanno imparato subito, sono delle persone che hanno avuto dei problemi e questa struttura ha cercato di recuperarli, e penso che siano riusciti in questo intento.